E ciao ragazzi, qui sono sempre il Cuoco Master, ragazzi. Ho 3 minuti di registrazione, quindi vado veloce, raga. Mancano 10 secondi alla fine, attenzione. Tra Italia e Grecia, che siamo sul 2-0, raga. L'arbitro ormai sta per fischiare. Che dire, partita che non è stata per niente semplice, perché comunque la Grecia è una squadra che sta rinascendo. E fischia qua, signori, fischia qua. È finita 2-0. La Grecia è una squadra che sta rinascendo, quindi non è stata per niente semplice. Però ragazzi, ce la portiamo a casa. Apriamo le danze con il rigore di Jorginho. Fallo di mano nettissimo da parte del difensore della Grecia, con il braccio largo. E rigore battuto alla perfezione. Raga, del centrocampo Barella, forse uno un po' più in ombra. Comunque capita. Si è fatto comunque una buona partita, tutto sommato. Forse un po' nell'ombra, però va bene lo stesso. Bernardeschi che segna su deviazione anche. Sono molto felice per Bernardeschi, perché comunque se lo meritava il gol. Poi raga, che dire, Spinazzola mi è piaciuto veramente tanto. Un giocatore con gli attributi, che fa sia la fase offensiva che difensiva. E che dire, Mi è piaciuto anche tanto ovviamente parlando anche di D'Ambrosio, che si pensava fosse infortunato, che invece poi ha resistito per tutti i 90 minuti. Mentre Chiesa purtroppo è dovuto uscire per uno strappo muscolare, e alla fine è entrato Bernardeschi. Speriamo non sia niente di grave, perché comunque ci serve per la Fiorentina, ma anche perché ce l'ho fatta. Comunque raga, partita importantissima. Mi pare si vada agli europei con questa vittoria. Comunque martedì o lunedì abbiamo il Liechtenstein, quindi veramente importante vincere. E raga, che dire, finisce così, ditemi cosa ne pensate. Prestazione, una buona prestazione, comunque mi ha fatto vedere delle buone cose. Jorginho e Verratti sempre al top, come sempre delle buone prestazioni. Immobile non si sblocca, non ha segnato, però voleva il gol, è vero, però alla fine va bene così. E Bonucci, leader assoluto. Acerbi, buona prestazione, che dire raga. Speriamo si continui così. Insigne comunque ci provava. Questo è quel pizzico di fantasia, ragazzi. Ditemi cosa ne pensate. Prossimo video, bella.